parlare proprio dopo il sindaco di Lecce, che consideriamo nostro vicino di casa, e riagganciandomi ai due interventi precedenti, quelli proprio del sindaco e quelli dell'amica della zona di Gaeta, e devo dire che anche per noi è fondamentale da sollevare l'argomento della questione paesaggistica, perché per la conformazione delle coste pugliesi, quindi faccio riferimento proprio un po' a tutta la fascia che interessa la Puglia, e per la disciplina stabilita dalla regione, quello che accade normalmente nelle nostre spiagge, sulle nostre coste, è che accanto alle concessioni demaniali, quindi quelle proprio sull'arenile che riguardano gli ombrelloni, in realtà si costituiscono con veri e propri abusi delle strutture fisse sulla duna, su quella che in realtà in Puglia è già una parte tutelata paesaggisticamente. Quindi le coste in realtà sono tutelate a livello nazionale, non andrebbero proprio toccate, quindi lo dovremmo sempre considerare abbinato il discorso arenile costa, e per costa intendo la duna attigua. Ma in Puglia accade in maniera ancora più spacciata, tanto che abbiamo un sindaco che è intervenuto rispetto a sindaci cugini, no, che sono a poche centinaia di chilometri, che non hanno fatto nulla, per cui abbiamo delle concessioni sull'arenile che vengono puntualmente abbinate nelle mani degli stessi personaggi per ciò che riguarda l'occupazione e la deturpazione della duna, che per legge regionale da noi è disciplinata come sito di interesse comunitario addirittura, quindi oltre che per legge nazionale. Quindi il problema che noi ci poniamo è anche questo: nel momento in cui ci limitiamo a rivedere soltanto il rinnovo delle concessioni demaniali e non prendiamo in considerazione anche questa parte che è immediatamente al di sopra dell'arenile, in che maniera, ad esempio, nella nostra realtà potrebbe funzionare il rinnovo? Perché vi metto nei panni di una persona che voglia partecipare ad una nuova gara, sapendo che c'è il ristorante costruito in calcestruzzo immediatamente sopra, che quindi impedisce anche il libero esercizio, la libera attività. Bisogna quindi rivedere, secondo noi del comitato ce l'abbiamo proprio come situazione paradossale, perché si è creata praticamente una situazione molto simile a quella di Ostia, per cui la spiaggia col passare degli anni è stata pian piano chiusa da muretti e cancelli, ma con l'assurdità che per noi la fascia che va da Taranto a metà ponte dovrebbe essere una zona di interesse comunitario con protezione della duna, e paradossalmente invece gli abusi sulla duna sono proprio quelli che poi hanno dato luogo alle concessioni balneari, perché diciamo che a livello di servizi la nostra zona non offriva molto, per cui l'abuso non è partito dall'arenile. Noi di spiaggia libera ne avremmo se venissero meno gli abusi sulla parte della costa, della paesaggistica. Quindi secondo noi è fondamentale l'intervento sulla questione paesaggistica, visto che la normativa nazionale e regionale già la prevede, di farla applicare. Il problema è che i comuni non fanno rispettare le regole né delle leggi nazionali né di quelle regionali. Quindi ci chiediamo: è ancora opportuno lasciare la gestione, il controllo, l'organizzazione? Non sarebbe più opportuno invece creare un tavolo di organizzazione, di controllo diverso rispetto a quello che c'è oggi? E con questo ho chiuso il mio intervento.